Ciao, sono Daria Guidetti, responsabile del progetto Sorvegliati Spaziali dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Mi chiamo Daniele Gardiol e sono un astronomo che lavora all'Osservatorio di Torino. Sono il coordinatore di Prisma, una rete di telecamere che sorveglia i cieli italiani per registrare i bolidi, cioè la luce emessa da piccoli asteroidi che entrano nell'atmosfera terrestre. Sono davvero molto contenta che quest'anno il concorso Rodari abbia avuto come tema proprio asteroidi e altri sorvegliati spaziali. E so che voi partecipanti vi siete sbizzarriti a giocare con parole quali aurora, satellite artificiale, cometa, stella cadente, asteroide. Lo sapete che anche la parola prisma è un acrostico? Significa prima rete italiana per la sorveglianza di meteore e atmosfera. E noi ci occupiamo di raccontare quello che questi oggetti combinano nello spazio vicino alla Terra e raccontiamo anche come li teniamo sott'occhio. Lo scopo di Prisma è recuperare le meteoriti che cadono a Terra per poterle studiare. Le meteoriti sono infatti rocce cosmiche antiche che custodiscono i segreti della formazione del nostro sistema solare. E guardate che c'è tantissimo da dire perché lassù c'è un grande traffico. Quando passa un asteroide, quando ci sono gli sciami delle stelle cadenti. Poi attorno al nostro pianeta orbitano migliaia di satelliti artificiali e c'è anche tantissima spazzatura. Pensate che quest'ultima pesa quanto 1000 elefanti adulti, davvero tantissima. E ogni tanto ci arriva anche qualche pezzetto che si è staccato dal sole e che poi si trasforma nelle splendide aurore polari. Noi abbiamo ritrovato la nostra prima meteorite a gennaio del 2020. Grazie alla cagnetta Pimpa e al suo padrone Davide. Quando cadrà la prossima? Non lo sappiamo, ma siete tutti invitati a partecipare alla caccia. Cliccate sul link Prisma nella pagina del concorso e iscrivetevi alla nostra newsletter per rimanere aggiornati. Venite a trovarci sul nostro sito web sorvegliatispaziali.inaf.it, dove potrete trovare tante cose interessanti.